Come era stato ampiamente previsto la scorsa settimana, oggi 15 maggio ore 16:30 la Commissione europea si è espressa in merito all'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft. Ed è un verdetto assolutamente positivo, perché è stata data luce verde da parte del regolatore, da parte della Commissione, in merito a questa acquisizione, che potrà quindi andare avanti perché non dovrebbe avere conseguenze in merito al mercato, in merito alla competitività del mercato, e non porterà a una posizione dominante o addirittura monopolista da parte di Microsoft per quello che riguarda chiaramente l'ambito videoludico. È un verdetto completamente opposto rispetto a quello espresso dalla CMA inglese qualche settimana fa, la CMA che doveva appunto dire la sua in merito a questa rischiosa compravendita, anzi acquisizione, e in particolare è di parere completamente opposto per l'elemento più importante, il cloud, che proprio aveva bloccato quell'acquisizione sul territorio inglese. In realtà ci sono una serie di elementi da prendere in considerazione molto interessanti. Innanzitutto, infatti, il regolatore europeo si è espresso in merito al rischio di posizione dominante, al rischio di monopolio, al rischio di restringimento della concorrenza in merito ai classici videogiochi per PC e console. E ha espresso due punti di vista molto interessanti. In primis, ha detto che sul mercato europeo ci sono circa 4 console PlayStation ogni console Xbox presente nei negozi dei consumatori, e quindi per Microsoft non sarebbe assolutamente conveniente far sì che i giochi Activision Blizzard non escano su PlayStation. Sarebbe insomma un clamoroso autogol. E seppure decidesse di andare in quella direzione, beh, stando alle parole del regolatore europeo, a quanto pare Call of Duty non è così popolare sul mercato europeo come invece avviene su altri mercati, quindi non avrebbe conseguenze importanti a livello numerico, e non solo, perché il suo genere di appartenenza, quindi gli shooter in prima persona, non è il genere più importante, più popolare sul mercato europeo. Quindi Sony potrebbe tranquillamente compensare, diciamo, questa bordata, l'assenza di un Call of Duty sul suo mercato, sulla sua PlayStation, investendo da altre parti o comunque favorendo altri generi. Per quanto riguarda invece il mercato degli abbonamenti a pagamento in stile Game Pass, è molto interessante quello che dice la Commissione europea, perché in pratica dice che a tutt'oggi i giochi Activision Blizzard non sono disponibili su sistemi ad abbonamento, quindi questa compravendita non avrebbe conseguenze nefaste, nel senso che se già oggi non sono disponibili, non è che se domani in seguito all'acquisizione non sono disponibili può cambiare qualcosa. Insomma, è un problema odierno, come potrebbe esserlo in futuro. Dove invece il problema c'è e rimane è proprio in merito al cloud. Qui la Commissione europea si è espressa in modo simile ma non troppo rispetto a quanto fatto dalla CMA. Infatti, prima di tutto ha riconosciuto che il mercato del cloud è estremamente limitato come estensione, laddove la CMA non aveva espresso alcunché, anzi addirittura aveva bloccato l'acquisizione in funzione di questo fantomatico mercato cloud che sarebbe potuto esplodere. Per la Commissione europea invece il mercato è microscopico e la disponibilità di giochi di Activision Blizzard in cloud potrebbe far crescere questo mercato. E qui quindi si vanno a generare due problemi. Il primo è che se Microsoft decidesse di far sì che questi titoli siano esclusivi solo per il proprio sistema di abbonamento in cloud, quindi per il Game Pass Ultimate, effettivamente questa cosa potrebbe creare problemi in merito alla concorrenza, ci potrebbe essere una posizione dominante. Come se questo non bastasse, il fatto di privilegiare il Game Pass Ultimate, la propria versione cloud di un sistema d'abbonamento, potrebbe anche generare un monopolio in merito ai sistemi operativi PC, ovvero in merito al dominio di Windows in campo cloud. Ma a questi due problemi la Commissione europea dice che Microsoft ha già posto delle soluzioni, o comunque vanno adeguatamente analizzati. E quindi cosa succede? Succede che la Commissione europea ha analizzato, ha valutato questi accordi decennali che Microsoft ha preso proprio nei mesi scorsi per cercare di evadere, di arginare questi due potenziali problemi. Ovvero, prima di tutto, secondo questi accordi, qualsiasi giocatore europeo potrà giocare un qualsiasi gioco PC o console, presente o futuro, che possiede su qualsiasi sistema cloud a sua scelta. E in seconda battuta, Microsoft è obbligata a dare sempre per 10 anni in licenza gratuita a qualsiasi gestore, a qualsiasi provider di sistemi cloud, i titoli Activision Blizzard, attuali e futuri.
E dopo aver analizzato questi rimedi, queste proposte di Microsoft, la Commissione europea si è espressa in modo positivo, perché prima di tutto si nota che a tutt'oggi nessun gioco Activision Blizzard può essere giocato in cloud, né su sistemi di Activision, cioè neanche Activision Blizzard rende disponibili i suoi giochi in cloud, né su sistemi di terze parti. E quindi questa acquisizione permetterebbe fondamentalmente di sbloccare un nuovo modo di giocare i titoli di Activision Blizzard su qualsiasi tipo di piattaforma, su qualsiasi tipo di sistema operativo, addirittura dando spazio anche a piccoli provider e piccoli gestori che invece fino ad oggi non avrebbero alcuna possibilità di avere accesso ai titoli Activision Blizzard, proprio grazie a questi accordi presi da Microsoft con alcuni provider e che insomma si impegnerà a prendere anche in futuro. Ma e qui si annida l'importantissima differenza rispetto a quanto espresso dalla CMA. Per la Commissione europea addirittura avere i titoli Activision Blizzard su cloud a disposizione di tutti, su tutti i provider, tutti i gestori, porterebbe a un miglioramento della situazione del cloud, a una potenziale crescita di un sistema di gioco, di un sistema per giocare che a tutt'oggi viene utilizzato pochissimo. Non solo, perché la Commissione europea ha anche tenuto conto, ha analizzato, ha visto e interrogato molti altri gestori, provider, concorrenti di Microsoft ed ha notato che moltissimi di questi hanno espresso parere positivo in merito all'acquisizione, penso io ai vari Nvidia piuttosto che Boosteroid, e quindi questa è per la Commissione europea l'ennesima dimostrazione dell'interesse di Microsoft ad estendere il più possibile il portato dei giochi Activision Blizzard. Da qui la decisione di esprimere un parere positivo. Ora rimane tutto da vedere cosa succederà in America. Ricordiamo che entro brevissimo anche l'FTC si deve esprimere. Bisognerà vedere cosa succederà con l'appello fatto proprio da Microsoft in merito alla decisione della CMA. Diciamo che dopo un momento di incertezza che c'è stato le scorse settimane, ora la strada per Microsoft è decisamente più in discesa.